1.780 milioni sono riservati nel fondo complementare al Piano Nazionale di Recupero e Resilienza per i territori colpiti dai sisma dell'Appennino centrale, quello del 2009 dell'Aquila e quello del 2016. Abbiamo inserito alcuni importanti provvedimenti, noi abbiamo molto insistito perché si desse finalmente una risposta vera al tema dell'accessibilità di questi luoghi ai collegamenti partendo dalle strade principali. Ci siamo confrontati con il Ministero delle Infrastrutture e con ANAS, abbiamo quindi ottenuto l'inserimento della progettazione dell'intero tratto della pedemontana Ascoli-Teramo, del quinto lotto dell'Aquila Matrice, quindi il tratto che da Montereale arriva fino al confine abruzzese e poi verso la Salaria, quindi ad Amatrice. Sono opere importanti che servono a connettere davvero territori che altrimenti possiamo anche ricostruire e dotare magari di tutte le infrastrutture tecnologiche e digitali che oggi la modernità e la tecnologia offrono, ma rischiano di diventare dei luoghi vuoti e deserti, perché la popolazione che ci deve vivere giorno per giorno deve avere il diritto di potersi muovere, di poter raggiungere il posto di lavoro, di poter raggiungere ospedali e presidi sanitari in tempo utile, e per accorciare le distanze bisogna superare una rete viaria e stradale che in alcuni casi è ferma un secolo fa, a quando le strade si facevano con la pala e il piccone seguendo le curve di livello e rendendo così impraticabili molti dei percorsi, è difficile e faticosa oltre che costosa l'esistenza nelle zone, soprattutto nei piccoli centri montani. Insieme a questo ci sono tante altre misure di incentivo economico, di sostegno alle imprese, allo sviluppo, la connessione digitale, l'arrivo delle migliori tecnologie per appunto migliorare la qualità della vita e rendere questi territori concorrenziali e appetibili come territori delle aree metropolitane o di altre zone. Questo è un passo molto importante. Speriamo che possa essere davvero una svolta decisiva per la rinascita del territorio, non soltanto per la ricostruzione materiale che pure sta proseguendo, ma per la ricostruzione sociale, economica e culturale del territorio.